Tutte le parole che in realtà in arabo cominciano con una vocale lunga, in realtà sono con una hamza che, a seconda dei casi, è sostenuta da alef. Va bene? Andiamo a vedere questo altro esempio di allenamento. La differenza di tempo tra vocale breve e vocale lunga. Allora, io leggo rigo. Provate a ripeterlo dopo. Kataba, kataba, kataba. E qui abbiamo la damma. Umila, umila, umilu. Andiamo a vedere questa con la kasra. Salima. Salima, Salimati. Vedete la differenza tra la ya e la kasra. Salima, Salima, Salimati. Allora facciamo una. Diverse parole ho scritto qua, proviamo a leggerli insieme e a dare il giusto tempo per la vocale, che sia lunga o breve. Allora, cosa abbiamo qua? Hamala. Vedete? Tre fatha sono tutti la stessa lunghezza. Hamala. Hamala. Qui abbiamo una alef. Come si pronuncia questa? Safara, Safara, Vahaba, Vahaba, Daru, 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 Daru. Bennett, 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 Khodor, Khodor, Khodur, Khodur. Voi provate a fare questo esercizio tante volte. E vedrete che piano piano, a forza di, come dire, di pronunciarle, comincerete a distinguerle quando vi vengono dette. Perché magari la difficoltà maggiore non è tanto vedere una parola e leggerla, ma è quando senti un arabo che parla. Quindi devi riuscire a individuare questa che cos'è. È kataba oppure kataba. Quindi kataba non è come kataba. Non è come kataba. D'accordo? L'altro elemento di cui vi voglio parlare è questo, è che con il tempo imparerete le parole sempre più a memoria, quindi alla fine vi basta vedere le consonanti di una parola o comunque le lettere principali, le lettere radice o essenziali e riuscite a vocalizzare la parola. Perché tutti, non lo so, spero, conoscete la parola kitab, libro, vuol dire kitab, se, anche se la vedete senza kasra iniziale, magari la riconoscete e dite questa è kitab. Quello che noi di solito facciamo, noi arabi, ad un certo punto, dopo che abbiamo accumulato le parole, la conoscenza, un po' la grammatica, e riusciamo poi adesso a leggere le parole anche se non sono vocalizzate. È ovvio che il caso di quando la parola lo impone, allora deve essere vocalizzata la parola. Perché se io vedo questa parola qua, questa, mi viene subito da leggerla kataba. Ma se fosse kutiba, tu ba
Io la mamma la devo mettere, perché la prima cosa che va un arabo a interpretare è quella che è la radice, quella essenziale. Quindi subito si pensa a kataba. Se la parola non fosse così, allora la damma diventa necessaria. Va bene? Torniamo com'era, quindi ka ta. Ma l'altro aspetto che vi volevo dire è questo qui, la convenzione. E con il tempo vedrete che non è più necessario avere la vocale scritta su tutte le lettere. Per esempio, tutte le lettere che precedono una vocale lunga e seguono la desinenza della vocale lunga non hanno la necessità di mettere la vocale breve corrispondente. Mi spiego meglio. Allora, la convenzione. Le lettere senza vocale sono con sukun. Ecco, questa è una cosa importante. Se voi vedete una parola dove non c'è nessuna vocale, per convenzione si considera un sukun. Cos'è un sukun? Sukun vuol dire una lettera non vocalizzata. Non vocalizzata. Per esempio, corpo in italiano. Corpo. Vedete la ra di corpo? È seguita subito da un'altra consonante. Questa vuol dire che in realtà avrebbe un sukun, non ha nessuna vocale. Va bene? Quindi, per scriverla io non posso anche non scrivere nessuna vocale e per convenzione si ricorda che quella è un sukun. L'esempio che vi porto qua è questo. La parola muftah vuol dire chiave. Così voi la vedete vocalizzata perfettamente, quindi muftah. Allora, la prima convenzione, la min con la damma, ok, la leggo. La fa non c'è niente. Allora per me che cos'è? Un sukun. Quindi muf. La ta, siccome la ta è seguita da una vocale lunga che è l'alef, se non c'è scritto niente sulla ta, vuol dire che ha la stessa vocale sorella minore della vocale lunga che la segue. È chiaro? Quindi questo sarebbe il modo corretto di scrivere muftah. E qui lo descrivo in italiano. Le lettere che precedono le vocali lunghe, se non assumono desinenza diversa dalla vocale lunga, non è necessario vocalizzarle, cioè non è necessario scrivere le vocali. Le vocali o la vocale. Ad esempio, questa parola qua, cos'è? Può essere tain, può essere toin, può essere tin. Se io qua sulla ta, questa ta, l'allungo un po' così si vede di più. Se questa ta non è vocalizzata, vuol dire che segue la stessa desinenza della ya. Quindi qual è la sorella inferiore della ya? È la kasra. Quindi questa diventa tin, tin. Vedete? In realtà qui potrei mettere benissimo una kasra. Ma non è necessario, perché proprio segue la cadenza della vocale o la desinenza della vocale lunga che è la ya. Quindi posso anche farne a meno. Se fosse diversa, allora è necessario che io la indico. Ad esempio, in questo caso, vedete che ho messo la zai con la fatha. Senza la fatha sarebbe venuta zin. Zin.
con la fatha invece, Zain, Zain, d'accordo? Allora, in questo caso è fondamentale mettere la fatha sulla za, perché se non ci fosse, allora, in questo caso è fondamentale mettere la fatha sulla za, perché se non ci fosse, io la leggerei Zin, la leggerei Zin. E la parola è sbagliata, perché doveva essere Zain. Qui finisce la seconda parte. Mi raccomando, seguite la terza. Ciao ciao.